Sembra un edificio in fiamme, ma qui non ci sono vittime. È solo un'esercitazione per i vigili del fuoco e qui non ci sono solo i pompieri, ci sono anche dozzine di scienziati che testano nuove tecnologie per aiutare a gestire meglio le situazioni di crisi come questa. ...2,5 milioni di metri cubi di rifiuti tossici sono stati trasportati da un'alluvione in una città europea. 15 persone sono morte, 200 sono gravemente intossicate. E l'alluvione tossica sta progredendo rapidamente. Come gestire questa crisi? 100 vigili del fuoco di 3 nazionalità diverse si stanno allenando su questo scenario. Gli scienziati di un progetto di ricerca europeo danno una mano. Dei droni aiuteranno a fornire in meno di un'ora mappe precise e modelli in 3D dell'ambiente intorno all'area della catastrofe. Le squadre di soccorso, di coordinamento sono spesso lontane, spesso hanno bisogno di guardare canali di notizie o altre fonti per capire realmente cosa sta accadendo sul campo. Questi strumenti possono fornire loro nuove informazioni in modo rapido, ampio, dato che il sistema funziona sia dentro che fuori le città, purché ci sia una connessione internet. Le immagini e i dati raccolti vengono rapidamente inviati alla centrale operativa. Gli strumenti informatici e la rete aiutano a distribuire in modo efficiente le diverse attività e servizi di soccorso locali, regionali, nazionali o internazionali. Il processo è duplice. Prima viene affrontata la crisi senza nuove soluzioni tecnologiche, poi ci rivolgiamo a quelle innovazioni, droni, software, nuovi strumenti di comunicazione, hardware, e ci confrontiamo. È così che impariamo come migliorare il processo di gestione delle crisi. L'alluvione tossica copre ora un'estensione di 30 km quadrati. Il caos si sta diffondendo. Dozzine di edifici sono in fiamme. Il centro di gestione della crisi deve decidere quando e dove allocare le risorse. I vigili del fuoco polacchi hanno il diritto di fornire il primo soccorso. Se i medici vedono sul proprio computer che una vittima può essere aiutata da un pompiere, possono inviare assistenza medica in altri luoghi di crisi. Prendere una decisione diventa meno stressante. Il panico causa incidenti automobilistici e i territori investiti dall'alluvione includono un fiume che attraversa il confine tra due paesi. Quindi la crisi diventa internazionale. Le soluzioni testate devono essere in grado non solo di tracciare gli eventi in via di sviluppo, ma anche di fornire risorse utili ai cittadini a rischio. Le maggiori innovazioni tecnologiche hanno a che fare con la collaborazione e lo scambio di informazioni, ma anche con la comunicazione tra le squadre di soccorso, le diverse organizzazioni e i cittadini, specialmente quando si affrontano situazioni di crisi internazionali che rendono più difficile cooperare e lavorare insieme. Il progetto prevede di organizzare altre 3 prove in Europa per continuare a sviluppare questi strumenti tecnologici di soccorso.